Channel City incontra Marcello Molinari, responsabile marketing di Brevi. Quest'anno Brevi compie 30 anni di attività, un distributore che si posiziona nella top 10 della distribuzione italiana. Un bilancio. Sì, effettivamente questo è l'anno del 30 per Brevi, siamo a 30 anni di attività, l'azienda è stata fondata a Bergamo nell'83 e contestualmente abbiamo aperto quest'anno il 30° cash and carry, per cui la nostra rete oggi è al primo posto in Italia per numero di punti vendita e copertura territoriale. Quindi diciamo l'anniversario cade anche in un momento di soddisfazione per un obiettivo importante raggiunto quest'anno e, che credo diciamo sia di valore per un'azienda che appunto è sulla cresta dell'onda ormai da una trentina d'anni. E non ci nascondiamo che effettivamente nel corso di questo periodo le realtà che si sono alternate sul mercato sono state diverse, per cui il fatto di avere tenuto botta per tutto questo periodo ed anzi essere oggi in una posizione di vertice sul mercato della distribuzione rappresenta un motivo di vanto e di soddisfazione. Quali le dinamiche che osservate nel mercato dell'ICT a cui prestate attenzione? È inutile nasconderci che il momento attuale è effettivamente particolarmente complesso, non solo per il nostro settore ma in generale per tutta l'economia, e per cui il rivenditore di oggi è costretto a operare in condizioni obiettivamente difficili, quindi a muoversi anche su un equilibrio ulteriormente delicato in termini di, diciamo, sia di domanda che di fattore finanziario. Questo per lui significa spesso approvvigionarsi dal distributore solo ad ordine acquisito, quindi acquistare sul venduto. In quest'ottica comunque il modello cash and carry rappresenta credo una delle soluzioni ottimali, perché ha la possibilità di appoggiarsi ad un punto vendita diciamo presente sul territorio, immediatamente raggiungibile, commercio in pronta consegna, quindi diciamo il nostro modello di business, la nostra risposta a questo tipo di esigenza crediamo sia particolarmente adatta a questo tipo di situazione. Siamo quasi a metà dell'anno, che obiettivi vi siete dati per il 2013, come sta andando l'anno? Sì, diciamo che parlavo prima di una situazione complessa, difficile, grazie a Dio Brevi sta viaggiando un po' in controtendenza rispetto a questo trend di mercato, perché l'esercizio attualmente viaggia in crescita in doppia cifra, che credo sia un valore significativo soprattutto di questi tempi, ma forse ancora più diciamo interessante e importante per noi è la crescita della numerica rivenditori, per cui negli ultimi mesi abbiamo registrato un aumento di clienti attivi con noi intorno al 30% di media. Qui oggi come oggi si servono da Brevi circa 1000 rivenditori ogni giorno, da tutti i nostri, cioè calcolando il totale dei nostri cash and carry, per una numerica di oltre 12.000 operatori attivi su base annua. Questo credo siano i presupposti più importanti per guardare al futuro con speranza e fiducia, nonostante la situazione sia comunque quella che è.